ragazzi che volevano fare delle tesi, ma anche diversi, devo dire che l'approccio confederale è stato subito particolare, perché comunque si è presentato come una persona che già conosceva bene il nostro ambiente, comunque il nostro abbonato. Una delle prime domande che vengono sempre poste da chi si approccia ad un progetto di istituzione in uno spazio come questo, dice: ma di che cosa abbiamo bisogno? Quali sono i nostri problemi? E devo dire che questo è il momento più critico, perché lì comincia a sciorinare tutta una serie di problematiche vere che strutture come queste vivono, considerate che questo piano, sapete tutti, è stato inaugurato nel 1763, la sala fortunatamente è ancora la stessa, sostanzialmente, con i pregi descritti dal professor Cocchi. Il palcoscenico è un palcoscenico del 35, perché quello precedente è stato completamente distrutto. È un palcoscenico che nel 35 è stato fatto veramente molto, molto bene, ma ad oggi non sono stati fatti degli interventi sostanziali in quella che è la nostra macchina produttiva. Quindi quello che l'industria normale è per noi, dove stanno le attrezzature, dove viene collocato tutto il processo produttivo. Quindi in questa mia comunque indicazione di problematiche, devo dire che Federico ha colto quelle che sono veramente le peculiarità e i problemi veri, e ha aiutato anche noi a metterli a fuoco, devo dire, perché normalmente quando si lavora all'interno dello stesso spazio, spesso, lo stesso ambiente, spesso non si vedono cose che occhi che vengono da fuori riescono a mettere subito a fuoco. E questo per noi è importantissimo. Così come è stata importantissima, devo dire, la ricostruzione storica fatta, perché è vero, sappiamo la storia, quanto abbiamo dei documenti, ma averli messi assieme e aver reperito anche delle particolarità che non erano note, ha fatto sì che sia aumentata anche la nostra coscienza nei confronti di questo sessismo. Federico ha individuato quali sono le linee strategiche, secondo me, per un rilancio, un miglioramento. Certo è questa estroflessione del teatro che è fondamentale, che comunque non deve, perché non lo è, passare l'idea che questo sia uno spazio per pochi, chiuso, è tutt'altro. Purtroppo devo dire che anche per carenze logistiche, molto spesso per gran parte del tempo questo spazio è chiuso al pubblico, ma perché dentro stiamo lavorando, ci stiamo preparando per poi aprirci. È chiaro che questi tempi di non apertura devono essere potenzialmente ridotti a zero, e per far questo ci serve il secondo passaggio, che è comunque una ristrutturazione funzionale, un efficientamento della macchina produttiva che non lavora a zero. Quindi noi abbiamo bisogno di spazi che si adattino di volte in volta a nuove esigenze. Noi produciamo dei prototipi, no? Ci sono dei prototipi, dei bellissimi prototipi, ma una volta che sono stati costruiti hanno finito sostanzialmente il loro ciclo vitale principale. Quindi non dobbiamo, per questo noi abbiamo bisogno di polifunzionalità, abbiamo bisogno di spazi che rendano sempre possibili il terzo passaggio, che non è banale né scontato, è quello della sostenibilità energetica, e su questo devo dire che da gestore anche delle bollette e del perché arrivano certe bollette, mi sono subito interessato molto alla cosa, e non è un passaggio banale, perché molte ristrutturazioni funzionali anche di questi spazi e di altri teatri, ho portato qualche esempio anche Federico, non hanno assolutamente considerato questo aspetto. Quindi si sono ritrovati con macchine, con una capacità produttiva pazzesca che non riesce
quindi non riescono a trovare soggetti disposti a spendere se non giustamente per un aspetto produttivo, ma solo anche per tenere accesa la macchina. E queste sono macchine che sono sempre accese. Quindi, quando prima si parlava di 20 ore di accensione del riscaldamento, è vero, comunque questi spazi vivono dalla mattina, dormono qualche ora la notte e neanche sempre, per riaprire poi il giorno dopo. Quindi questo aspetto qui dell'efficientamento energetico credo che costituisca veramente la peculiarità di questo senza togliere valore dall'altra parte del lavoro, però è una peculiarità che possa trovare un mercato, anche un'immediata applicabilità e un interesse immediato. È un problema che viviamo noi, vivono tutti i nostri colleghi che gestiscono spazi che comunque hanno dei grandi volumi, che vanno scaldati, vanno illuminati, pieni e quant'altro. Il teatro non è vero che spende tantissimo in assoluto questo teatro, ma semplicemente perché, come dico sempre, io quello che non c'è non consuma, non si rompe. Per cui noi abbiamo alcuni impiantisti che, quando il professore parlava prima del professor Cocchi dell'aspetto acustico, analizzato a sipario di ferro al passato, lo stesso è stato fatto per il nostro dimensionamento della nostra ruta, del nostro impianto che riscalda la sala, è stato dimensionato a sipario al passato. Ossia, apriamo il sipario, si apre un camino che fa spallare tutte quelle che erano le valutazioni iniziali con una difficoltà e quindi con un dispendio anche energetico non valutato a volte perché non Bene, insomma, volevo chiudere qui e chiaramente l'augurio che innanzitutto grazie a Federico per il lavoro svolto, che è preziosissimo, per la ripresa è preziosissimo per noi operatori, e l'augurio qual è? Quello che faccio tutti noi, di vedere, speriamo, realizzato il progetto